Mozzarella, yes I am, buongiorno, buon venerdì. Oi, due. Quando splendete della vostra luce, le persone giuste vi troveranno. Sì, perché voi che mi seguite da un po' più di tempo ormai conoscete come la penso, no? Attiriamo ciò che emaniamo. È normale vivere alti e bassi e lo ripeterò continuamente e spero che questo possa veramente darvi la carica giusta nei momenti di low, quando state veramente bassi, proprio per pensare che comunque quello è un momento e che lo supererete. Come tutte le cose passano, ok? Il fatto della luce splendente mi riporta a un libro che ho letto quest'estate, un libro che ha scritto un ragazzo che conosco, è un libro in catalano però, e in cui c'era un medaglione che raffigurava un po', la propria coscienza, no? Che si illuminava quando, doveva prendere una decisione. E il protagonista della storia ascoltava questo medaglione e, si trovava a vivere delle situazioni strane, però che lo portavano a crescere e ad ottenere dei risultati. Era la direzione che serviva a lui, la direzione giusta a lui. Ed era un po' l'istinto, l'intuito, quella voce, diciamo noi, quella luce interna che dice: ok, seguimi, io so cosa devo fare, io so cosa è giusto per te. Ecco, quando voi seguite quello che è il vostro cammino, voi risplenderete altrettanto di quella luce e intorno a voi, vi si proporranno situazioni e incontrerete le persone che vi servono in quel momento, siano esse positive o negative. A tutto c'è un motivo, c'è una ragione per cui voi dovete passare attraverso quell'esperienza. Non datevene una colpa, così doveva andare. Sono contenta che quest'estate, nonostante io non abbia pubblicato video in agosto, alcuni di voi mi hanno scritto per raccontarmi le proprie esperienze, i propri percorsi. Alcuni di voi stanno vivendo situazioni davvero difficili e mi rendo conto non è facile. Però quello che voglio dirvi è che comunque troverete una forza dentro che vi aiuterà a superare quel momento, perché sono momenti, la vita è fatta di istanti, in continuo cambiamento, in continua evoluzione, e l'unico punto in cui voi potete agire è il qui e ora. Solamente adesso voi potete muovervi, potete fare qualcosa per migliorare quello che avverrà, perché il passato non lo potete cambiare. Aridang de la, già ho detto 5.000 volte, oh. Perciò respirate, rendetevi conto che così va bene, perché è quello il vostro percorso, quello che è destinato a voi in un certo senso. E quando dico che con la legge di attrazione voi potete modificare il vostro cammino, parlo di scelte, parlo di abbondanza, di attrazione, ma a un certo punto ognuno ha dei sentieri, delle decisioni da prendere dove non può fare nulla, alle quali non può tirarsi indietro. E probabilmente chiamatelo destino, chiamatelo fatalità, chiamatelo come volete, quello è. E tu che sei lì non stai vedendo questa cosa a caso, ti sei imbattuto in questo video per una ragione. Probabilmente troverai delle risposte, probabilmente ti farò riflettere. La domanda con la quale ti lascio è: tu sai di risplendere? Sai di avere una luce che gli altri possono vedere? Sai che vicino a te attirerai le persone simili a te o le persone che avranno bisogno di un po' di quella tua luce? Every day is a new surprise, only good vibes. Besitos! La macchina, le bici, l'aereo, le zanzare. Ale, 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 un plane. Tru!